Impegnare il sindaco ad emettere un'ordinanza per la moratoria alla sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale e il monitoraggio ambientale per la tutela della salute pubblica è quanto chiedono i 280 cittadini che hanno sottoscritto la petizione popolare al sindaco d'Introdacqua, Cristian Colasante, all'indomani del convegno pubblico organizzato dal Comitato Stop 5G che si è costituito in sinergia con gli 11 comuni abruzzesi che obbligatoriamente dovranno sperimentare la tecnologia di quinta generazione sul territorio comunale, ai sensi della delibera consiliare 231 del 2018. È la prima volta Introdacqua che si attiva la richiesta di democrazia diretta secondo le norme dello statuto comunale. Intervengono dal comitato che aveva espresso preoccupazione sulla fitta rete di microantenne che il 5G prevede, oltre alla tecnologia satellitare di supporto, ma anche sull'aumento dell'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici e radiofrequenza, facendo notare che è dimostrato da innumerevoli studi scientifici la correlazione tra radiazioni RF ed effetti dannosi sulla salute e sull'ambiente. Oggi si sa che i campi elettromagnetici interferiscono con il nostro organismo e possono avere delle conseguenze sul nostro organismo. Per quale motivo andare a sovraccaricare una situazione di inquinamento elettromagnetico già esistente con, diciamo, con il 5G? Noi verremo sottoposti a una sorta di brodo elettromagnetico a livello praticamente di tutto il territorio, il 98% del territorio nazionale. Quindi ci auguriamo che ben presto il governo ne prenda atto. Dal canto suo l'amministrazione comunale, per il tramite del vice sindaco Giuseppe Zuffada, ha garantito che il ruolo del comune sarà quello di recepire e individuare qualsiasi mezzo che la legge ci dà a nostra disposizione per tutelare la salute pubblica, e la consigliera comunale Licia Mampieri aveva chiesto un consiglio comunale straordinario sull'argomento per dare maggiore forza a tutte le decisioni che verranno adottate. Certo è che il tema merita un approfondimento accurato con dati scientifici alla mano, non può essere liquidato né con un semplice sì né con un perentorio no. Sono contento di questo, perché prevenire è meglio che curare, e siccome mi sembra anche strano, se vogliamo, che solo le sperimentazioni vengono fatte in luoghi piccoli, che mi mette in dubbio, e poi se andiamo a vedere anche ad esempio in Francia, in Germania, in Belgio, perché non si fa la sperimentazione? Forse si stanno facendo diventare delle canne. Bravo Mario, fa male la salute. E vedi che lo metto. Perché? Perché la tecnologia è importante. Allora il mio pensiero è molto semplice. È un qualcosa che non conosciamo. Io sono contrario. È risaputo che le onde elettromagnetiche sono dannose. Una bella fabbrichetta, cosa ne diciamo? Per portare magari un po' di lavoro.